Il Museo Archeologico Nazionale di Firenze possiede una delle più importanti collezioni storiche di vetri antichi, la cui formazione risale alle gloriose dinastie dei Medici e dei Lorenzi. Trasferito all'allora Regio Museo Archeologico di Firenze nel 1895, il nucleo si è poi arricchito con l'andare del tempo grazie a qualche acquisto, qualche donazione e soprattutto le acquisizioni dovute ai recenti scavi archeologici, all'archeologia moderna. Alcuni di questi vetri sono stati dati in restauro ai tecnici, al personale scientifico e tecnico dell'Opificio delle Pietre Dure, perché esplorasse non soltanto le varie tecniche utilizzate nell'antichità e soprattutto le tecniche adoperate per i restauri antichi, vecchi possiamo dire, cioè di qualche secolo, e per cercare di affrontare tematiche di conservazione che oggi sono imprescindibili per la buona divulgazione, per la corretta didattica e per l'esposizione dei reperti nel nostro museo.
Intervenire su un restauro antico ti dà sempre modo di riflettere sui metodi di lavoro dei nostri colleghi di allora. Questo, oltre a essere interessante dal punto di vista storico, ti fa pensare a quanto ingegno dovevano applicare i restauratori di allora nel loro lavoro. I mezzi che avevano a disposizione erano veramente molto limitati. Oggi noi abbiamo a disposizione strumenti sofisticati, una grande varietà di materiali, oltre un secolo di tecnologia a servizio del restauro, come per esempio le resine che utilizziamo oggi per gli incollaggi, sono resine trasparenti con un indice di riflazione molto simile a quello del vetro. Pensate invece che nell'Ottocento, il periodo nel quale sono stati restaurati questi vasi, loro potevano contare su prodotti essenzialmente di origine naturale. Nonostante questo, spesso ottenevano dei risultati che tutt'oggi ci destano meraviglia. Guardiamo per esempio il materiale con il quale è stata ricostruita questa pisside di vetro blu. Vedete, è un impasto a base di carta, pigmenti anche naturalmente, quello che ci stupisce innanzitutto è lo spessore di questo materiale che l'artigiano è riuscito ad ottenere molto sottile, quindi si trattava di un artigiano molto abile nella lavorazione. E poi il fatto che a distanza di oltre 100 anni mantenga le caratteristiche che sono simili a quelle del vetro. E questo proprio ci ha spinto a riflettere sull'utilizzo di materiali naturali come prodotti da impiegare per il restauro, proprio perché hanno impatto zero sull'ambiente e naturalmente anche sulla salute dell'operatore.